Signore e signori, amici sportivi, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Prato Sport. Siete pronti? E allora partiamo alla scoperta delle eccellenze sportive della nostra città. Prima di cominciare però un saluto alla mia compagna di viaggio, Diletta Bitorso, di ciao! Ciao Massi, buonasera e bentornati a Prato Sport. E allora cominciamo subito parlando di karate, un servizio davvero interessante quello realizzato dal nostro Niccolò Landi, perché il karate continua a crescere, il numero di tesserati a Prato. Sì, judo, karate, Niccolò Landi è per le arti marziali. Eh sì, e allora andiamoci a vedere quello che ci racconta sul karate a Prato. Educazione alla vita e rispetto per l'avversario. Questi capisaldi che si insegnano alla Kyunshin Ryu, dojo pratese che sta sempre più espandendo le proprie attività nell'ambito delle arti marziali orientali. Oltre al judo, già conosciuto nelle scorse settimane, in questa palestra tanti sono i ragazzi che si approcciano ad un'altra disciplina marziale, quella del karate. Quali sono i vantaggi di insegnare a un bambino il karate? Che cosa il karate può dare a un ragazzo? Allora, il karate è sicuramente uno strumento per educare un bambino. I vantaggi di insegnare ai bambini è che i bambini sono molto malleabili, quindi riescono ad apprendere movimenti, tecniche, eccetera, molto più facilmente, specialmente se cominciano da bambini. E in più i bambini riescono ancora a sognare, quindi sono pieni di speranze, hanno tanta voglia di fare, di arrivare da qualche parte. Sto cercando di tirar su dei piccoli agonisti, vediamo se ci si riesce. Ecco, la parte agonistica abbiamo anche appreso con tutte le bardature del caso, è una pratica frequente, ci parli un po' di questa versione qua del karate. Allora, c'è da fare delle differenze, il karate agonistico è una cosa, il karate tradizionale è un'altra. Quello che avete visto prima, noi lo pratichiamo tutti e due, c'è da premettere. Quello che abbiamo visto prima era uno scorcio di karate agonistico. Nel karate agonistico sono obbligatorie le protezioni, sono... e devono essere tutte omologate FILCAM. Noi facciamo parte, siamo tutti quanti tesserati FILCAM, che è la federazione riconosciuta dal CONI, che ha un progetto, anche con i bambini si chiama progetto scuola, che è un progetto educativo. Noi più o meno cerchiamo di avviare con questo progetto i bambini all'agonismo. Non solo karate e judo, anche nuove pratiche si affacciano in palestra e stanno iniziando a trovare apprezzamento tra i pratesi. Che cos'è questa pratica? Perché sinceramente non la conoscevo. Aikido, diciamo, lo conosciamo qui da noi più che altro per i film di Steven Seagal, che è un maestro di Aikido. Tuttavia quello è un Aikido molto spettacolarizzato e particolarmente violento, cosa che assolutamente non è l'Aikido normale, tant'è che il fondatore, che è quel signore laggiù, Moirei Ueshiba, lo definiva come la via dell'amore. È un modo per riconciliarsi con chi in qualche maniera ti sta attaccando. Come si tratta una pratica del genere? Che cosa consiste? Beh, essenzialmente consiste nell'interfacciarsi con quello che, in questo caso la persona, che ci assale, in maniera tale da non trovarsi mai in contrasto diretto, ma trovare sempre le vie che la situazione o la persona ti permette e condurre per quelle vie a una risoluzione, diciamo, incruenta e pacificatoria dell'azione. Quindi è abbastanza impegnativo da questo punto di vista. È una pratica che si adatta ai più grandi, ai più piccoli, a tutti? Un po' a tutti, ma secondo me prima di una certa età è un po' complicata, perché c'è da recepire bene un po' certe cose. Istintivamente magari un bambino è portato più a giocare, richiede forse un tantino più di riflessione, quindi almeno a 13-14 anni credo sia l'età giusta. La Kyunshin Ryu infine si insegna anche ad essere delle ottime persone, che sanno difendersi e prevenire eventi spiacevoli nella vita sociale come il bullismo. Nella FILCAM c'è una disciplina che si chiama MGA, che è la sigla di Metodo Globale di Autodifesa. Che cosa vuol dire? Questo è un metodo che è stato scelto dalle forze dell'ordine a livello europeo e anche quindi italiane, dove viene insegnato, diviso in vari settori e in base agli anni anche della persona che si avvicina, non soltanto la difesa personale, ma quelli che sono anche le note importanti per quanto riguarda la legittima difesa. Noi partiamo dai più piccoli,
con anche il sistema di studio che poi è registrato dell'antibullismo, per cui insegniamo piano pianino a far capire cos'è importante anche denunciare delle situazioni che possono avvenire in classe, a casa, in tante situazioni, anche con le persone più conosciute, un parente e tutto, però non si ha il coraggio di dire soffro, sto in una situazione di disagio. E poi gradualmente fino alle donne, gli anziani, a seconda della persona c'è una metodologia applicata, studiata, e questo avviene per tutti i dojo che ci sono in Italia. A Prato si è parlato di un interessante progetto, il progetto Novis, un progetto che vuole andare a combattere la violenza nello sport. Insomma, anche in quest'ambito a Prato si cerca di fare dei passi in avanti, Diletta. Sì, i bambini piccoli sono tutelati molto bene e cresceranno educatissimi, perché questo progetto è appunto per l'abbandono dello sport e contro la violenza. E allora andiamo a vedere di cosa si tratta. Crocevia di due progetti europei, Novis e PASD, che vedono come capofila il Centro Giovanile di Formazione Sportiva, volte ad approfondire e sensibilizzare il più vasto pubblico su temi delicati e di stretta attualità quali la non violenza nello sport e il dropout, ossia l'abbandono sportivo e gli effetti della demotivazione quotidiana e della perdita di interessi e passione nel campo di uno specifico sport. C'è un primo progetto che è nel kick-off, che è PASD, dedicato al tema del dropout, ossia all'abbandono delle pratiche sportive da parte dei giovani, cioè quando il livello agonistico diventa eccessivo c'è un fenomeno di abbandono che poi porta i giovani a allontanarsi dalla pratica sportiva. Il progetto durerà un anno e mezzo e vedrà il centro giovanile e altri quattro partner impegnati a sviluppare un progetto che poi possa diventare operativo. Novis è un secondo progetto, questo progetto è già in atto da un anno, è un progetto con 9 partner, di cui 7 internazionali, che vede dentro il CONI nazionale, la Fondazione Cannavò, Gazzetta dello Sport, Comunità Nuova e altri partner, e è dedicato al tema della non violenza nello sport. Noi abbiamo accettato ben volentieri una richiesta da parte della società di essere presenti per dare un messaggio forte e univoco contro il razzismo, ma più in generale contro ogni discriminazione che può portare nei campi di calcio e in generale nello sport ad allontanarsi da quelli che dovrebbero essere i valori veri della competizione sportiva, legati al fair play e al rispetto dell'avversario. Al di là delle singole casi sono stati denunciati a varie società, a noi interessa il messaggio generale. Il messaggio generale è che quando si fa sport, prima di tutto, la prima cosa che ci deve essere è il rispetto. Rispetto per l'avversario, rispetto per l'arbitro, rispetto per le persone che sono a vedere, perché solo in questo modo si può far crescere una comunità in modo serio e adeguato. Calcio e tradizione, tutto insieme in un trofeo di calcio giovanile che a Paperino è stato protagonista. Infatti in occasione del Carnevale di Paperino è andato in scena la terza edizione del trofeo Carnevale di Paperino, riservato ai più piccoli, alla categoria Pulcini, ma con protagoniste anche squadre professionistiche. Insomma, davvero un trofeo di alto livello, Diletta. Vediamo quindi dove muovono i primi calci a Paperino nel calcio. Non solo maschere e coriandoli per il carnevale. Il Paperino San Giorgio del presidente Sauro Pratesi ha ospitato il terzo trofeo Carnevale di Paperino, al quale hanno partecipato la Fiorentina, il Bologna e il Perugia, oltre alla società di casa. Il torneo nazionale è stato dedicato alla categoria Pulcini primo anno, cioè per i bambini nati nel 2009, che giocano 7 contro 7.
Come sempre accade in questi casi, è stato chiesto alle società professioniste ospitate di partecipare con l'annata precedente, quindi con i bambini nati nel 2010. La formula è stata quella di un quadrangolare all'italiana con due tempi da 10 minuti per mini partita. Al termine delle gare tutti i bambini partecipanti sono stati protagonisti di una scivolata dai mille colori sotto gli occhi del numeroso pubblico presente. Una bella giornata, il tempo ci ha aiutato. E questo torneo è nato 3 anni fa per la 40ª sfilata del Carnevale di Paperino. Per incrementare un po' la manifestazione abbiamo fatto questo torneo. Ci è piaciuto e stiamo andando avanti, questo è il terzo anno. E spero che sia andato gradito a tutte le persone che sono venute a vedere. Ringrazio tutte le società professioniste che hanno partecipato, perché non è facile ritagliare degli spazi anche per dei tornei come questi, che hanno molti impegni. E quindi niente, grazie a tutte le società che ci hanno aiutato, Fiorentina, Bologna, Perugia, e spero che il prossimo anno di fare meglio e continuare sempre su questa strada. La classifica finale ha visto trionfare la Fiorentina a punteggio pieno con 9 punti. Al secondo posto si è piattato il Bologna con 6 punti. Al terzo, sorprendentemente, il Paperino San Giorgio con 3, mentre il Perugia ha chiuso al quarto posto. Decisive le prime due sfide, giocate contemporaneamente al Comunale di Paperino, in cui la Fiorentina ha battuto di misura per 2-1 il Bologna, mentre la squadra di casa è riuscita a battere il Perugia. Una giornata di festa quest'oggi, siamo contenti di aver ospitato la Fiorentina, il Bologna e il Perugia presso le nostre strutture. E sicuramente una giornata che i bambini ricorderanno a lungo per essersi confrontate con squadre che solitamente magari vedono in televisione. È una giornata che si associa anche alla locale festa del Carnevale, per cui come da tradizione si abbina lo sport all'attività ricreativa e culturale, quindi siamo tutti contenti per questa giornata. 3 i premi individuali assegnati. Il miglior portiere è stato Leo Artusi del Paperino San Giorgio, protagonista di ottime parate in tutte e 3 le sfide giocate. Anche il vincitore del premio miglior cannoniere è andato ad un bambino della scuola di casa. Con ben 5 reti se lo è aggiudicato Giovanni Grifasi, classe 2010. Ancor più sorprendente il premio al miglior giocatore, che è andato a Leonardo Liman del Bologna, atleta addirittura del 2011, capace di regalare spettacolo e gol nei 60 minuti in cui è stato in campo. È fondamentale che i bambini abbinino a un apprendimento anche al divertimento, che deve essere caratterizzante l'età in cui sono. Quindi bene anche questa associazione con la giornata del Carnevale, dopo andremo tutti e saranno contenti i bimbi di partecipare anche a questa manifestazione. Quindi complimenti ancora anche per l'abbinamento. Per noi è fondamentale incontrare altre realtà professionistiche che come noi lavorano in questo determinato modo. Per questo ringraziamo anche Giovanni Giarruscio, che è uno dei nostri osservatori qui dalle parti di Prato, che ci ha messo in contatto con gli organizzatori, e dal punto di vista tecnico devo dire che è stato un bellissimo torneo. Fiorentina, Perugia sono squadre che di solito nei nostri tornei non incontriamo così spesso, e quindi veniamo con piacere anche per conoscere realtà nuove. Oltretutto è un'occasione sempre per confrontarsi con gli allenatori e quindi magari discutere su quello che è le metodologie, su quello che usano loro, quello che usiamo noi, in modo da avere un confronto sempre costruttivo. Insomma, una vera festa di sport e di tradizione. Io ho già la musica nell'orecchio, mi sto anche già muovendo perché parliamo di ballo. E di che ballo, Diletta? Latinoamericano, il reggaeton. E allora alla scoperta di questo ballo davvero interessante, intrigante, insomma, tutto da seguire come? A passo di musica. Vediamo. Nel 2017 ha aperto a Prato la Club, una palestra all'avanguardia, innumerevoli corsi, sala attrezzi, piscina e spa.
noi ci siamo soffermati sul corso di reggaeton, un'ottima scelta per coloro che vogliono bruciare grassi al ritmo di musica latina e non solo. Reggaeton è un'attività che nasce a base di musica latina e l'obiettivo di questa attività sarebbe il lavoro cardiovascolare, quindi la gente si balla, è commerciale, si possono farlo tutti di persone, sia la signora di 80 anni che la ragazzina di 18 anni, è fattibile, è un'attività standard. È molto richiesto, molto commerciale e soprattutto ci si diverte, si suda, si diverte, si fa fatica anche a livello cardiovascolare piuttosto che lavoro muscolare, mantenendo sempre il lato che è molto fondamentale, che è il divertimento anche in palestra. Ci dice quali sono i benefici che una persona ottiene facendo frequentemente un corso di questo genere? Innanzitutto più viene frequentato e più diventa un lavoro continuativo a livello cardiovascolare, quindi accelera anche il metabolismo e la persona diventa più disposta fisicamente a fare altri lavori di attività sportiva. I benefici dipende dalla persona, c'è persona e persona, c'è persona che ha il corpo che agisce più in fretta e l'altro ha il corpo che agisce un po' meno in fretta. Ci spieghi il tempo del tuo corso, che tipo di esercizi fai? Il corso parte innanzitutto di un brano pre-coreografato, con movimenti molto semplici, giusto per attivare sia la parte cardiovascolare che la parte del corpo, nel senso che preparazione, riscaldamento diciamo. E poi comincio a montare una coreografia che viene montata piano piano con della metodologia. Arianna, perché hai scelto di fare il corso di reggaeton? Perché è divertente, perché la donna è donna, si muove molto sensualmente, non volgarmente, sensualmente. Bilal è bravissimo, quindi ci si allena, si fa cardio e ci si diverte. Venite, venite. Quali sono i benefici che hai quando frequenti questo corso costantemente? Buon umore è in primis, però sicuramente anche riesca a sbloccare tutta una serie di articolazioni che altrimenti facendo pesi, facendo le altre discipline non si sbloccano, rimangano rigide, quindi mi serve a sciogliere tutta una serie di articolazioni che altrimenti sarebbero un po' bloccate, un po' rigide. Buon divertimento! Grazie! Venite! La Sibe è uno schiacciasassi, passa anche ad Arezzo e si conferma capolista del campionato di basket. Diletta, una Sibe che non conosce ostacoli. Dopo la sconfitta della settimana scorsa si è ripresa alla grande e ancora prima in classifica. E nel prossimo weekend, attenzione perché c'è il big match alla palestra Toscanini tra la Sibe e Colle Valdezza. Ne vedremo delle belle, le anticipazioni, le ultimissime con Nicolò Landi. Digerita la sconfitta dell'ultimo turno casalingo, la Sibe commerciale riparte da dove aveva lasciato e strappa due punti fondamentali su un parquet assai temuto, quello di Arezzo. Grazie a ottime percentuali dalla lunga distanza e un gioco corale finalmente ben oliato, i ragazzi di Pinelli hanno saputo sopperire anche ad una parziale indisposizione di Tahiti e hanno eretto un bel muro difensivo contro il capocannoniere Kirlis. 4 i lanieri in doppia cifra, Fontani e Staino con 14 punti, Pinna con 16 e Danesi con 14. Punteggio finale 85 Prato, 73 Arezzo. In classifica la Sibe certifica il proprio primato e attende domenica prossima al Pala Toscanini il Colle Basket per lo scontro diretto di alta classifica, forse il match più importante dell'anno, un appuntamento assolutamente da non perdere. Palla 2 alle ore 18 per una domenica di vero basket. È un momento importante della nostra trasmissione. Il ritornello è sempre lo stesso. Avete carta e penna? Se non l'avete, procuratevela perché tra qualche attimo andremo a fornirvi tutte le indicazioni per seguire gli eventi sportivi nella nostra città. L'agenda è un appuntamento da non perdere. È l'appuntamento più importante, Massi. I nostri ospiti aspettano solo quello per decidere dove passare il fine settimana. E allora, l'avete trovata carta e penna? Vediamo l'agenda.
Sabato 2 marzo, Palazzetto dello Sport di Pomezia, ore 18, campionato Serie A2 calcio A5. Merafin, Prato, calcio A5. Sabato 2 marzo, piscina Colzi Martini, ore 17.30, campionato Serie C pallanuoto. Azzurra Prato, Florenzia. Domenica 3 marzo, campo sportivo di Catania, ore 14.30, campionato di rugby Serie A. Bingo Family Catania, Union Rugby. Domenica 3 marzo, palestra di San Paolo, ore 16, campionato Serie C di volley. Ariete Prato, Olimpia Poliri. Domenica 3 marzo, palestra Toscanini, ore 18, campionato di basket. Sibe Prato, Colle Basket. E siamo arrivati al termine anche di questa trasmissione di Prato Sport. Ci siamo divertiti, siamo andati alla scoperta delle eccellenze sportive della nostra città. L'appuntamento quindi è rimandato esattamente di una settimana. Puntuali e precisi, mi raccomando, tra 7 giorni qui su TV Prato. 21:20 su TV Prato con Prato Sport. Alla prossima, ciao! Ciao!